Come mai i teatri sono vuoti? I teatri sono vuoti perché il pubblico non ci va. I teatri sono vuoti perché c'è la zona rossa. Perché non si istituisce il teatro dell'obbligo? La colpa è tutta dello Stato. La colpa è della pandemia. No, no, la colpa è dello Stato. Perché pensa che abbiano creato la scuola dell'obbligo, eh? Una volta! Ora hanno creato l'obbligo di restare a casa. Per il teatro, anche se non è facile, si potrebbe fare lo stesso senza troppi problemi. Se ognuno sarà costretto ad andare a teatro, le cose cambieranno immediatamente. Zona rossa, arancione, gialla. Zona teatro. Con la buona volontà e il senso del dovere si ottiene tutto. Goldoni, Pirandello, De Filippo, Fo. Zona teatro. Ahia! Non è forse vero che anche il teatro è una scuola, punto interrogativo? Si potrebbe istituire il teatro dell'obbligo già incominciando dai bambini. Logicamente, un repertorio di teatro per bambini sarebbe costituito esclusivamente da favole, come Fedro, Andersen, Rodari. 100 scuole in ogni grande città. 1000 ragazzi per ogni scuola fa in totale... Shakespeare, Chekhov, Molière, Ibsen. Zona teatro. 100 scuole in ogni grande città. 1000 ragazzi per ogni scuola fa in totale... 100.000 ragazzi! Il teatro è vivo! Pensate per quanti attori si creerebbero così delle occasioni di lavoro. Decretato a livello regionale, il teatro dell'obbligo sarebbe un motivo di incremento per l'intera vita economica. Oh! Viva il teatro! Non è certo la stessa cosa dire «Ci vado stasera a teatro?» Oppure, oggi devo andare a teatro. Con l'obbligo ogni singolo cittadino rinuncia spontaneamente a tutti gli altri stupidi divertimenti serali come il bowling, i tarocchi, le discussioni di politica in birreria, il karaoke, per non parlare di certi banali giochi di società tipo il burraco, servono solo a perdere tempo. Possiamo dire qualcosa anche noi? Ok, sto zitta. Il cittadino sa che andare a teatro è suo dovere. Non è più necessario che scelga lo spettacolo tale o tra l'altro. Non ha più dubbi. Ci vado o non ci vado a teatro stasera? A vedere Tristano e Isotta? No, ci devi andare per forza, perché è tuo dovere. Sei costretto ad andare a teatro 365 volte all'anno, che il teatro ti faccia schifo o no. Duse, Gassman, Proclemer, zona teatro. Anche uno scolaro fa schifo andare a scuola, ma ci va lo stesso, perché è un suo dovere, è un obbligo. Zona rossa? No, zona teatro.